Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Dopo la panca prestazione di Saludicio, in rimonta in Nova Fete si aggiudica l'ostico match interno con il Riva Azzurra Miramare. Partita molto masca, giocata su un campo al limite della praticabilità, reso ancora più pesante date le precipitazioni nevose di tre giorni prima. In Nova Fete deve rinunciare all'asse Cupia Mantini, mentre Stefanelli parte dalla panchina per il Riva Azzurra Miramare. Occhi puntati sul giocatore di maggior qualità. Il numero 10 sta lì ad indicarlo, alias Tamburini, non a caso risulterà il migliore dei suoi. Minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio per l'imprenditore Giancarlo Fabri, che al calcio locale da queste parti ha dato tantissimo, come del resto a tutti noi della trasmissione Calcio di Rigore, e al sottoscritto che manda un caloroso abbraccio a tutta la famiglia. Continuando con il proseguo del commento, la gara è affidata alla direzione di Arrigoni della sezione di Ravenna, la quale porterà non poche recrimini su due interventi dubbi dove protagonista è l'attaccante locale Muratori. Nuova Fete che cerca subito l'acuto, l'asse Mamutà e Baldinini porta questa deviazione sotto porta dell'attaccante in maglia numero 9, che pellicioni i blocchi in due tempi. Lo stesso estremo ospite viene chiamato nuovamente in causa sul calcio piazzato battuto da Muratori. La prima recrimina arriva per questo intervento di Mignani su Muratori lanciato a rete, l'arbitro fa segno di proseguire. Il pressing offensivo giallo-blu non si arresta, anzi è Sebastiani ad alzare questo pallone per la testa di Muratori. Pelliccioni si salva con l'aiuto della traversa, rispondendo presente sulla ribattuta successiva di Baldinini. Ma nel momento migliore del nuovo Felti, all'unica sbavatura costa cara ai padroni di casa. Mularoni lancia in profondità Tamburini, che vince un contrasto servendo involontariamente sul pizio steso da Semprini in area di rigore, ma la sfera giunge sul piede di Tamburini, che ben appostato deposita il più comodo dei palloni in fondo a sacco per l'1-0 ospite. Ma le recrimini maggiori arrivano poco dopo. In Nuova Fete va in gol con Muratori, ma viene fischiato un dubbio fuorigioco all'attaccante. Il replay ci mostra che il piede di Giuliano combacia con quello di Muratori. Siamo sulla stessa linea orizzontale, con Muratori che tra l'altro arriva da dietro. Fuorigioco che pare non esserci. Le proteste comportano anche il cartellino giallo per l'esperto attaccante in maglia numero 10. Dall'altra parte, Riva Azzurra Miramare rischia di chiudere il match. Tamburini allarga per Bonucci, cui tiro finisce non lontano dal palo alla destra di Semprini. In seguito lo stesso Tamburini a creare più di un brivido a Semprini direttamente da calcio piazzato. Primo tempo che si spegne con questo tiro di Gorico, squadre che si accomodano negli spogliatoi sullo 0-1. Primo piano per il direttore a rigori di Ravenna. Nella ripresa Fabri azzarda mandando in campo il terzo attaccante Stefanelli. Le occasioni iniziano a vedersi dal minuto 9, quando Muratori va via a mezza difesa prima di mettere incredibilmente sul fondo il pallone del pareggio, prendendosela letteralmente con il campo. Sul versante opposto, sul pizzo, chiama la presa a terra Semprini. Al 25esimo dalla bandierina nasce una mischia in area ospite, con il pallone che giunge sul piede di Rinaldi, che scaraventa tutta la sua rabbia in fondo al sacco per il pareggio del Nuova Fete, che potremmo dire assolutamente meritato. Sul risultato di parità, in Nuova Fete si getta in avanti, ma la troppa carica finisce per danneggiare il neo entrato Piccari. Entrata scomposta e cartellino rosso in arrivo. In Nuova Fete in 10 riesce comunque a trovare il vantaggio. Punizione di Rinaldi, spizzicata di testa di Stefanelli in direzione ai Muratori. Rovesciata di quest'ultimo, pallone sul montante. Sulla ribattuta, Balducci risponde presente, infilando il pallone del sorpasso. 2-1 e via i festeggiamenti sotto la curva. Situazione capovolta. A questo punto la partita si accende e diventa terribilmente ancora più aperta. Mularoni qui chiama un volo da scatto fotografico all'ottimo Semprini, mentre sulla ribattuta il muro difensivo di casa risponde presente. Dall'altra parte arrivano in sequenza tre contropiedi devastanti. Il primo è di copyright Paolo Gori, il terzino che nasce centrocampista e segue un cost to cost e, vista la sua fila interista, esageriamo, paragonandola a quella di un certo Nicolino Berti in Coppa UEFA contro il Bayern Monaco, solo che il tiro del numero 3, al contrario dell'ex campione nerazzurro, si stampa sul palo. Nel mezzo Casali, neo entrato, cerca di spaventare così Semprini, ma ritornando sui contropiedi il secondo porta la firma di Stefanelli, che va via in progressione a Mignani sparando addosso a Pelliccioni. L'ultimo dei tre vede ancora protagonista il nazionale sammarinese, che quando si trasforma da incredibile Hulk diventa immarcabile, ma in questo caso il campo e la precisione spediscono il pallone al cielo. Fine dei giochi e finalmente Nuova Fete può raccogliere il meritato applauso dei propri supporters. 3 punti in meno della passata stagione, non è primato come fu lo scorso anno, ma comunque la squadra di Fabri sale sul podio, concludendo un 2018 da incorniciare e soprattutto regalando una vittoria a un imprenditore locale che porta il nome di Giancarlo Fabri.